Allora cominciamo questa bella serata con un invito ad accomodarvi, perché continuiamo a vedere belle ed invitanti presenze ma in movimento. Se vi accomodate diamo inizio alla spremitura dei nostri cervelli e anche allo stimolo nei confronti dei vostri giudizi, speriamo anche critici. Io voglio ringraziare tutti quanti voi e quelli che continueranno a venire. Voglio ringraziare anche Sua Maestà il Bel Tempo, perché soltanto ieri, l'altro ieri, avevamo una condizione climatica non clemente. Però eravamo sicuri, perché padre Pino Piva ci aveva assicurato che il tempo sarebbe stato clemente. Grazie anche a padre Pino, non solo per questa anticipazione, perché ci riserva sempre il suo sorriso, agli amici dell'associazione Il Parco, che non si sono risparmiati per quanto riguarda le premure anche lavorative, organizzative per questa serata, a tutti quelli che hanno a cuore la scuola di Regione, Daniela, Sandro, Tommaso, Gianluca, Enzo e tanti altri di buona volontà che ci aiutano. Un grazie sincero alle persone che hanno anche rinunciato, diciamo, ad eventi sportivi quasi di pari capacità di mobilitazione. Un grazie speciale a Michele Iorio, presidente della Regione Molise, che ha voluto essere presente dandomi la sua sicurezza tanto tempo fa. Un grande ringraziamento anche al mio amico Antonio Chieffo, che è l'assessore regionale alle infrastrutture e agli enti locali della Regione Molise. Sono contento che è con noi una persona che a più riprese vi abbiamo presentato, abbiamo salutato, abbiamo anche apprezzato, il presidente della Regione Marche, Gianmario Spacca. Davvero sono contento che lui è qui. Al nostro e mio amico Pasquale Galante, giornalista che ci ha fatto sempre piacere quando ha analizzato la condizione economica della nostra regione. Oggi è preso da un lavoro molto importante di supporto ad una impresa significativa del nostro Abruzzo. Voglio salutare delle persone che coltivano da tempo con me e con noi questa idea della Marca Adriatica e comunque la questione dell'Abruzzo nello spazio europeo. Mi riferisco al professore, rettore dell'Università Telematica di Pegaso a Napoli, già presidente della Giunta regionale del Molise, Gianni Di Giandomenico, mio amico personale, ma amico anche dell'Università di Pescara. Poi mi fa piacere dirvi che è con noi il presidente degli artigiani della Regione Abruzzo, Italo Lupo. E lui, rappresentando quel mondo, è sempre stato in simpatia con questo progetto della Marca Adriatica. E naturalmente una stretta di mano ed un abbraccio a Camillo D'Alessandro, il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, che da subito ha sposato, rilanciato, strutturato, come deve fare un eletto, che rappresenta una comunità di eletti, all'interno di una istituzione che non è stata mai pensata per essere il luogo di coloro i quali mettono le gambe a cavalcioni. Camillo D'Alessandro ha raccolto il sasso e lo ha lanciato molto avanti, facendo in modo che diventasse un tema nell'agenda delle priorità del dibattito politico abruzzese. La parola a Camillo dovrebbe essere della partita questa sera anche il presidente dell'Unione delle Province d'Abruzzo e il senatore Legnini, entrambi scelti non per bilanciamenti, diciamo, di coloriture politiche, ma scelti entrambi poiché l'uno è preso da un dibattito contemporaneissimo, la presenza o la scomparsa delle province, che a mio avviso c'entra in questa riflessione riguardante le riforme istituzionali nazionali ed europee, e l'altro, il senatore Giovanni Legnini, poiché da senatore della Repubblica ha dato un calcio alla pigrizia di certi momenti della vita parlamentare nazionale e ha fatto votare una iniziativa parlamentare che riprendesse il filo del discorso sulla presenza dell'Abruzzo e delle regioni italiane che hanno a che fare con il comune destino dell'Euroregione Adriatica. Questa è la ragione
perché l'uno e l'altro, Enrico e Giovanni, sono stati contemplati su questa tavolata di riflessione e di elaborazione. La parola a Pasquale Galante. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Viviamo un momento, molto particolare in Italia come in Europa, dove gli avvenimenti della quotidianità rischiano di diventare ogni giorno momenti storici importanti, dove appunto la quotidianità diventa immediatamente un problema spesso che cambia i destini, la geografia politica. 2 anni fa, quando si è cominciato a riflettere pubblicamente sul problema della Marche Adriatica, anche se il progetto è nato molto tempo prima, questa discussione poteva apparire una riflessione di signori che si sono messi in testa di parlare di un problema che sembrava molto distante, molto, molto lontano, molto poco agganciato con la realtà. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto, nostro malgrado, che per la condizione dei nostri conti pubblici dobbiamo tagliare le province. Cioè dobbiamo rivedere il nostro assetto che è durato per secoli, per anni, per diversi anni. Come faccio? Perché abbiamo un problema che riguarda i bilanci, il bilancio dello Stato che non regge più la costruzione che abbiamo oggi. Ecco, la differenza probabilmente tra questa iniziativa, questa della Marca Adriatica, e quella del taglio, che una è legata ai bilanci e l'altra invece guarda più a una prospettiva. Una è legata al concetto di ridurre le spese e l'altra invece a quella di rilanciare un'area. Io su questa prima riflessione vorrei in qualche modo richiamare l'attenzione, la vostra attenzione, e chiedere in particolare ai due presidenti delle regioni, com'è che nasce, perché a un certo punto voi avete pensato che, vista in qualche modo la situazione che si era venuta a determinare a livello europeo, siamo l'Europa delle regioni, perché è nata l'esigenza di creare un ragionamento intorno all'unione di 3 regioni che la storia, i campanili hanno in qualche modo per certi versi diviso, ma che hanno in comune tratti importanti che sono storici e oggi anche economici. Prego Presidente. Grazie, buonasera a tutti, grazie per aver organizzato questa riflessione che credo sia molto molto importante per il nostro futuro. Perché ci siamo avviati sulla strada della valorizzazione dell'Adriatico? Non soltanto della Marca Adriatica, poi arriviamo alla Marca Adriatica, ma il progetto è partito dalla necessità di valorizzare l'Adriatico, perché in questo momento noi abbiamo un problema che per noi era stato vissuto come una grande prospettiva, un problema che si chiama Europa. Un'Europa che strada facendo è venuta a costruirsi intorno a un nucleo forte, un nucleo di un paese industriale molto forte, la Germania, che ha saputo creare intorno a sé un nucleo altrettanto valido di paesi, che sono i paesi del Baltico. Questi paesi del Baltico si sono costituiti in una macro-regione, la prima macro regione europea, e gran parte delle risorse che anche gli italiani, che anche voi cittadini di Pescara, attraverso tributi e tasse date al nostro paese, attraverso l'Europa, finiscono a finanziare le infrastrutture dell'area baltica, ovvero di quella che oggi è il cuore dominante dell'Europa. E allora abbiamo cominciato a pensare, ma perché solo una macro regione baltica? Noi abbiamo un mare importantissimo che è l'Adriatico, che è una comunità che nel sud dell'Europa è particolarmente significativa e che può introdurre anche al riconoscimento di una strategia mediterranea, può essere il sottosistema che può portare l'Europa a pensare verso sud, verso il Mediterraneo. E abbiamo posto sul tavolo di Bruxelles la questione della macro regione Adriatica.
ovvero di un'altra macro regione, di una seconda macro regione in Europa, che portasse a pensare questo continente a sud, verso il Mediterraneo. E questo progetto è piaciuto all'Europa, perché l'Europa ha capito una cosa, che in questo momento è a rischio anche la sua coesione, e chi mette maggiormente a rischio la coesione dell'Europa è proprio quel fianco sud-est dove insistono l'Italia, la Grecia, i paesi dell'ex Jugoslavia con le loro differenze, e che quindi, se si vuole creare un'Europa coesa, c'è bisogno di sostenere lo sviluppo di questo quadrante, lo sviluppo dell'Adriatico, lo sviluppo delle regioni adriatiche, che sono le nostre regioni ma anche quelle dell'altra sponda. E quindi abbiamo lanciato questo progetto ha avuto già delle formali autorizzazioni da parte del Consiglio Europeo, da parte del Comitato delle Regioni, e quando l'Italia prenderà nel 2014 la presidenza dell'Unione Europea, il Ministro degli Affari Esteri 3 giorni fa alla Commissione Europea, al Commissario Hahn, ha detto che questo sarà il progetto con cui l'Italia nel 2014, quando prenderà la presidenza dell'Unione Europea, qualificherà la sua presidenza. Quindi non stiamo parlando di un progetto astratto, ma stiamo parlando del progetto di politica estera più importante per il nostro paese nel prossimo decennio. Presidente, lei nel suo intervento ha detto una cosa che mi ha incuriosito. Oggi noi utilizziamo quanta parte o il nostro bilancio come macro regione dei soldi che noi come cittadini, come area diamo all'Europa, quanti ne ritornano? Il nostro bilancio com'è? Il nostro bilancio è povero dal punto di vista finanziario e poverissimo dal punto di vista dei progetti. Credo che la cifra sia che noi riutilizziamo il 50% dei soldi che versiamo all'Europa. Ma la cosa più grave è che noi siamo fuori dai grandi progetti infrastrutturali che l'Europa definisce. Quando è stato fatto la famosa rete TEN, le strade di grande penetrazione europea, queste strade sono state tutte pensate verso la Russia, proprio perché era interesse della regione baltica e della Germania andare verso la Russia, perché non ci dimentichiamo che la Germania ha costruito il suo grande sviluppo e la sua stabilità politica ed economica in questo momento non sviluppandosi con noi, non sviluppandosi con il Mediterraneo, non integrando la propria economia con il Mediterraneo, ma l'ha costruito integrandosi con la Russia. E quindi anche le reti infrastrutturali inizialmente erano state pensate in quella direzione lì, ed è stata proprio l'azione che abbiamo fatto come Comitato delle Regioni, come governi del Mediterraneo, come Consiglio Europeo, che ha rivisto questa impostazione. E una prova è il famoso corridoio Baltico-Adriatico, che inizialmente doveva finire a Vienna, cioè come se l'Adriatico avesse un porto di nome Vienna, che poi chiaramente di fronte a questa incongruenza manifesta è sceso a Trieste, poi attraverso l'azione che abbiamo fatto anche come regioni siamo arrivati a Ravenna, adesso Ancona, adesso vogliamo arrivare a Bari. E quindi è fondamentale che ci sia questa mobilitazione, questa comprensione, questa condivisione, che anche in serate come questa nascono, perché questo progetto non sia pensato come un fantasma nato e partorito dalla mente di qualche politico, di qualche istituzione, ma questo è un progetto che è fondamentale per ritrovare la strada della crescita per il nostro paese attraverso le uniche risorse disponibili per la realizzazione di grandi infrastrutture come quelle che l'Unione Europea ci può mettere a disposizione nel prossimo sessennio dal 2014 al 2020. Presidente Iorio, lei, oltre che essere Presidente del Molise in questo momento, è anche il Presidente dell'Euroregione Adriatica. Allora, mi riaggancio alle ultime parole dette dal Presidente Tacca. C'è bisogno anche, come dire, di una condivisione popolare di un progetto come questo. Cioè, questo progetto, oltre che le riflessioni che prima ci proponeva il Presidente, ha bisogno anche di momenti in cui bisogna spiegarlo in maniera
diretta ai cittadini, c'è bisogno di molta consapevolezza ma soprattutto anche di entusiasmo da parte dei cittadini. Sì, intanto buonasera a tutti e vi ringrazio per questa bella occasione di dibattito su argomenti seri. E grazie a Luciano che ha stimolato questo incontro, è già la seconda volta che ne parliamo qui in Abruzzo e mi sembra davvero che sia importante sottolineare il vero scopo di questa iniziativa, che si inserisce bene all'interno, come avete già detto, del progetto più ampio dello sviluppo dell'Adriatico. Perché si è arrivati a questo risultato? Perché si è arrivati al risultato che, devo dire, il collega Spacca ha avuto diciamo, la possibilità di rappresentare in maniera molto decisa all'interno del Comitato delle Regioni, perché lui è stato promotore e relatore di una determinazione significativa del Comitato delle Regioni Europee per raggiungere l'obiettivo della macro regione Adriatico-Ionica. Ci si è arrivati perché è aumentata la consapevolezza dei territori. Tutta l'iniziativa di spinta che c'è stata nella costituzione dell'Euroregione, nella costituzione dei forum dell'Adriatico, dell'area macro-regionale, forum delle Camere di Commercio, forum delle università, forum delle città, c'è stato un movimento delle istituzioni pubbliche e private che a mio giudizio ha dato corpo a questa iniziativa ed oggi siamo davvero alla vigilia della realizzazione di un progetto che poteva rimanere spento tra le carte dell'Europa mentre si era realizzato, come ha detto giustamente Spacca prima, nel Baltico ma anche nel Danubio, perché noi arriviamo terzi rispetto a due macro regioni già individuate e istituzionalizzate a livello europeo. Ma l'importanza della macro regione Adriatico-Ionica io credo che sia straordinaria per il futuro dell'Europa e per il futuro del Sud Europa, perché ripeto brevemente questo concetto perché credo sia fondamentale, lo ripeto perché già l'ha detto Spacca. C'era un'Europa che viaggiava in una direzione diversa, un'Europa che qualche anno fa aveva definito tutte le reti trasportistiche e aveva immaginato che tra 20 anni i grandi trasporti si sarebbero esauriti tutto nell'area nord europea, propriamente verso la Russia. E c'era e c'è ancora il progetto di chi immagina addirittura che questa iniziativa possa coinvolgere addirittura l'altra sponda dell'Adriatico, superando letteralmente il ruolo dell'Italia, dell'Italia soprattutto centro-meridionale, ma dell'Italia come paese, che sarebbe emarginato e saltato, diciamo, letteralmente da questa prospettiva di crescita. Beh, la macro-regione Adriatico-Ionica interrompe questo percorso e io credo che inizi a realizzare davvero quell'idea di una Europa mediterranea che credo debba essere guardata con particolare attenzione. E allora io penso che sia giusto che i cittadini sappiano, al di là delle polemiche facili di questi giorni, una demagogia imperante, quella della definizione delle caste, non caste, della denigrazione della politica, io credo che i cittadini debbano essere consapevoli che le istituzioni operano soprattutto in questa direzione, cioè si sono fatte promotrici di un progetto che guarda al futuro e che davvero diventa un elemento fondamentale per agganciare il futuro delle future generazioni. Questo è un ruolo che le istituzioni portano avanti e io credo, mi iscrivo per rispondere anche alla domanda che comprendeva il ruolo delle istituzioni nel nostro paese, io credo che prima di eliminare le istituzioni, prima di ritenere che si possa fare cassa eliminando le istituzioni, si era parlato prima dei piccoli comuni, poi oggi si parla, oggi si sta decidendo delle province. Io credo che un discorso molto più sereno e più serio dovrebbe difendere invece le istituzioni assegnandogli il ruolo che esse debbono avere, previsto dalla Costituzione,
con tutte le possibilità che si hanno di risparmiare sia i costi della politica sia i costi gestionali inutili, ma rinunciare con facilità alle istituzioni è un danno, a mio giudizio, irreparabile per il Paese, quantomeno perché lo si fa, e perdonatemi, la mia rabbia è notevole, anche se so di non incontrare il favore popolare. Oggi l'85% dei cittadini è d'accordo a spazzare via le istituzioni perché si ritiene che questo risparmio risolva il problema della grande crisi che sta attraversando il Paese, ma lo dico con la consapevolezza di chi sa che difenderle, le istituzioni, le proprie le autonomie, la possibilità di raccordare gli interessi reali dei territori che sono trascurate dalle grandi linee di interesse economico che regolamentano non solo il nostro Paese ma l'Europa, le istituzioni rappresentano un baluardo indispensabile per una crescita armonica, soprattutto per la difesa dei territori più deboli, quelli più emarginati, quelli ai quali si chiede il maggiore sacrificio di eliminazione perché non ce la fanno ad autosostenersi. Ecco, allora dico, fare provvedimenti all'interno, con cattivo gusto, perdonatemi la frase forte, all'interno della spending review, significa che in questo Paese abbiamo smarrito proprio l'idea di che cos'è la politica, di che cos'è la buona politica. È un provvedimento finanziario, cancella con una penna anni di lotte, anni di costruzione di un sistema Paese che prima di abbandonarlo, io credo meriterebbe un'altra riflessione. Grazie. D'Alfonso, volendo sintetizzare in estrema sintesi le cose che i due presidenti ci hanno in questo momento illustrato, potremmo dire che questa idea della Marche Adriatica nasce sotto la spinta forte di un riequilibrio, quindi all'interno dell'Europa, del peso politico di un'area importante, e quindi lo sviluppo di quest'area passa attraverso questo riequilibrio. Può essere questa una chiave di lettura di questa idea di Marche Adriatica? Ma senza dubbio questa chiave di lettura ci aiuta. Però io vorrei tentare di essere, visto che sono nei pressi di un luogo evangelico, scandaloso. Vorrei cercare di essere scandaloso dal punto di vista tematico. Io penso che con il passare del tempo alla politica è chiesto di produrre anche adeguamenti, ripensamenti istituzionali. Noi abbiamo avuto un grande fatto istituzionale nel 1861, poi abbiamo avuto un altro grande fatto istituzionale nel 1970. A un certo punto la politica deve scattare una fotografia, per ragioni culturali, per ragioni economiche, per ragioni di modifica dello stato di fatto dei luoghi di vita delle persone. Sono sufficienti, sono adeguate le attuali dotazioni istituzionali? Io parlo dell'architettura istituzionale interna ai nostri territori e poi parlo dell'architettura istituzionale esterna ai nostri territori. E guardate che per l'italiano il territorio evoca in principio la dimensione dei comuni, appena dopo la dimensione delle province e successivamente la dimensione regionalista. Noi dobbiamo sapere allora che il passare del tempo significa passare delle opportunità economiche, delle opportunità culturali, delle modificazioni dello stile di pensiero e di vita delle collettività. Ed è questo che pone sul tappeto, sul tavolo, una riflessione alla buona politica di ripensare l'architettura, l'armatura istituzionale. Cerco di dire, ma siamo convinti che per l'Abruzzo l'architettura istituzionale uscita 150 anni fa e 40 anni fa è un'architettura funzionante? Io non sono convinto. Aiutatemi a scattare il di dentro della fotografia.
Ma se uno svilisce un livello istituzionale depotenziandolo, rendendolo nudo di funzioni, ma chi volete che conferisca significato a quel livello istituzionale? Penso alle province. Ma da quando i cittadini non hanno più incontrato le province come erogatori di servizi importanti? Se io mi alzassi in piedi e ponessi la domanda a questa bella assemblea, della quale poi dico una cosa che mi fa piacere dire ad alta voce, quante volte voi nella nostra e nella vostra vita avete incontrato la funzionalità delle province? Con molta difficoltà mi potreste rispondere, a meno che non vi siete trovati davanti o alla provincia di Teramo di qualche anno fa o alla provincia di Campobasso di quando presidente della provincia era il mio amico Antonio Chieffo e forse anche della provincia di Pescara di una certa stagione, ma metto punto e virgola. Quando è che il cittadino trova funzionante questo livello di provincia? Quando ha bisogno del controllo delle caldaie? Quando rinnova la licenza da pesca per le acque dolci, quando chiede il permesso per i passi carrabili, quando chiede il permesso per i trasporti eccezionali e poi ancora quando chiede che la raccolta dei funghi e l'attingimento dell'acqua dai pozzi sia sottoposta a regolarizzazione. Questo per i servizi a domanda individuale. Per i servizi a domanda collettiva, la funzionalità dell'edilizia scolastica, la manutenzione della viabilità e poi i cosiddetti servizi per l'impiego. Ma insomma, sono veramente minutaglie nel corso della vita di persone attive, cioè si è svilita la provincia e adesso l'omicidio non determina il lamento di alcuno. Noi dobbiamo pensare ad un livello di architettura istituzionale che corrisponda alla vita di una comunità. Non è vero che negli ultimi anni l'ente provincia ha rappresentato la comunità provinciale. Negli ultimi anni l'ente provincia era un obelisco ghiacciato che mai aveva a che fare con la vita della comunità provinciale. In Europa c'è un'espressione che me lo insegna Gian Mario Spacca e Michele Iorio. Si parla di collettività locali. A identificare la coincidenza tra l'istituzione e la vita della comunità di riferimento. Noi non dobbiamo assistere a questo livello di ghiaccio contro anche le regioni, contro i comuni e domani contro gli stati nazionali. Questo accade quando la politica è in ritardo rispetto al riformismo che è atteso dalla buona politica. Ecco perché la riflessione sulla macro regione e sull'euroregione adriatica non può essere appaltata alle cancellerie di Bruxelles, a quelle che consumano i biscotti bagnati di rum e che sono circondati dalle sciarpe e dalle bandiere azzurre, ma va invece vissuta a livello di comunità, i partiti politici. Che convocassero di meno le commissioni di garanzia statutaria, che è un armamentario dell'Ottocento, e invece elaborassero, pensassero, studiassero, cercassero l'innovazione che è nell'aria, dice De Rita. Non ti arriva sbattuta sulla scrivania l'innovazione, che è l'incrocio tra l'idea e la cosa che non va. Su questo fronte noi dobbiamo ripensare non solo in Abruzzo da abruzzesi, all'organizzazione istituzionale interna a questo territorio, perché per esempio la storia dell'Abruzzo non è più raccontata dalla città capoluogo di regione, dalle quattro città capoluogo di provincia e dai piccoli comuni. C'è una grande funzione svolta dalle città intermedie che da noi si chiamano Sulmona, Avezzano, Atri, Giulianova, Scafa, Penne, e qui c'è il bravo sindaco di Penne, Vasto, San Salvo, Ortona. Su questo la politica, prima del normatore, deve produrre idea che poi diventa norma, poi programmazione economica, poi coalizione politica, poi decisione istituzionale, poi appalto, poi inaugurazione, poi comodità della vita delle persone. Ma se non c'è il pensamento, se non c'è il confronto, se non c'è lo snidamento di ciò che non va e di ciò che può essere la soluzione, è tutto o una festa o una denuncia. Che la politica sta diventando o una ammucchiata di festaioli o una ammucchiata di denuncisti, e i realizzatori diventano quelli da bersagliare, i realizzatori.
A me preme molto ricreare una simpatia, un'empatia, un innamoramento tra la vicenda politica, le persone e le classi dirigenti. Arriviamo adesso al tema della Marca Adriatica e poi al tema della regione, dello spazio europeo che si chiama ed evoca la categoria dell'Euroregione. Noi anche all'esterno delle regioni nazionali dobbiamo ripensare a come ci si sta, a come si procede insieme. Ma pensate un po', lo dico al bravo presidente Spacca che governa una regione che è esattamente quello che l'Abruzzo dovrebbe essere. Guardate gli esempi che guidano la pedagogia verso i bambini, io ho 3 figli, 2 dei quali sono bambini e uno è un po' più grande, mi hanno insegnato che nel caso del loro apprendimento la pedagogia si nutre di esempi. L'esempio che deve avere a mente l'Abruzzo è esattamente il farsi decisione delle Marche. Vedete, pensiamo un po', Marche, Abruzzo e Molise, ma possiamo ragionare noi per spezzettamenti di infrastrutture? Il potenziamento infrastrutturale dell'Abruzzo, ma che ha un inizio ed una fine guardando le carte di appartenenza anagrafica? L'infrastruttura per la gomma comincia a San Salvo e finisce a Tortoreto, a Martinsicuro? O l'infrastruttura per la gomma evoca un ambito spaziale che trova il suo ambito ottimale nell'avvicinamento di 2-3 regioni che abbiano l'omogeneità della domanda economica, l'omogeneità della domanda di servizi avanzati, complessi, come è complesso il servizio riferito all'approvvigionamento energetico? Il sistema delle imprese di questa regione lamenta la discontinuità della fornitura di energia di qualità. E chi è che provvede a questa mancanza? La solitudine dell'Abruzzo? O invece la proposta dell'offerta riferita alla domanda energetica va pensata insieme tra 1, 2, 3 regioni che vengono sagomate in ragione della comunanza di storia, di cultura, di omogeneità economica, di destino comune, di infrastrutture che si parlano? L'infrastruttura autostradale chiede con il lamento: completatemi dall'Abruzzo verso le Marche o dalle Marche verso l'Abruzzo, dopo il miracolo che lui ha saputo fare dalle Marche verso l'Umbria, così come quei tentativi riusciti che abbiamo fatto tra le Marche, tra Abruzzo e il Molise, caro Michele, con l'ANAS del Molise che è stata straordinaria nel raccogliere tutti i pezzettini di disponibilità da Roma a Campobasso e poi incrociando anche l'Abruzzo. O la partita ferroviaria, è pensabile di gestirla con gli angolini regionalisti o invece è pensabile e giusto programmarla in una chiave pluriregionale, tenendo conto che il sistema ferroviario nazionale ha letteralmente scavalcato questo trapezio che comincia dalle Marche e si conclude nel Molise? Per ragioni ufficiali di poca densità numerica della domanda, ma anche per ragioni di debolezza politica, io arrivo a dire, dove non qualifico la debolezza politica come la debolezza delle persone che oggi hanno ruolo, perché a volte ci sono delle discontinuità, dei vuoti. Dovrei dire una cosa che non è esattamente politically correct, caro Presidente, ma è immaginabile che uno che fa bene come il Presidente Spacca venga percepito quasi col pizzicotto dal primo partito della sua coalizione? Significa che il cervello è finito in soffitta, quasi col pizzicotto. Non voglio fare un'invasione di campo nel Molise, qui c'ho più confidenza, poiché lui opera nel campo del centro-sinistra. Ma quando ho saputo che anche qui c'è la logica del pizzicotto, del dispetto, allora c'è qualcosa che non va. Quando le istituzioni riferite al territorio non funzionano, si fa il riformismo istituzionale, si fa il programma economico, si convoca Derita. Ma quando c'è la signoria del dispetto dentro ad una comunità politica, che si fa? Si torna all'appello del cittadino, si invocano le preghiere del Signore probabilmente. Ma insomma, io credo che debba essere ristabilita anche una competizione della qualità delle idee, perché poi è la cittadinanza che affida la guida, l'altezza della posizione, starei per dire, se mi è consentito gramscianamente, quasi il dominio rispetto agli altri.
Noi vogliamo che questa idea della marca adriatica, dell'allargamento oltre, sia anche il discrimine tra i nuovi nuovi e i nuovi vecchi. La distinzione non è più tra sinistra e destra, tra vecchio e nuovo, ma tra realizzatori in anticipo e coloro i quali sono soltanto lamentosi e paludisti, impaludatori. Vedete, io penso che la partita che oggi ci affanna in Abruzzo, che è la partita della mancanza di occasioni di lavoro, 60.000 persone sono disperate alla ricerca di occasioni di lavoro, ho dei dati qui che poi a volo d'uccello vi leggerò, e vi presenta anche una fotografia allineabile Molise, Abruzzo e distanziatamente le Marche. I 60.000 che non trovano lavoro in questa regione mica possono pensare di trovare lavoro attraverso le stabilizzazioni, i rimborsi spese facili, le consulenze, non so che. L'unica possibilità è che aumenti il numero delle imprese di questa regione e che le imprese che ci sono si irrobustiscano, diventino competitive, arricchite di tecnologia, di organizzazione innovativa, di processi e di prodotto. E che cos'è che fa sì che questo accada? Se le regioni che fanno governo possano produrre politiche su misura, quasi personalizzate, politiche di attrazione di investimento e anche l'attrazione di investimento. Ma che la fa l'assessore regionale al Molise da solo? Il nostro amico Michele Scasserra, o l'assessore alle attività produttive dell'Abruzzo? L'attrazione degli investimenti evoca piattaforme, politiche anche di aree di confine. Ma è immaginabile che tra l'Abruzzo e le Marche, per via di un limite immaginifico che non c'è più, ci sia la differenza di norme, di procedure, di strumenti? La politica deve creare allineamenti, armonizzazioni, quasi campi elettromagnetici, se c'è il pensiero, se c'è la capacità di stare, come si dice, in groppa, alla stanga, su quello che serve. Io credo che la marca adriatica, come meccanismo che rispolveri la storia passata, ciò che è già stato nella storia, può esserci miglioratamente. E guardate che è stato nella storia passata, poi lo dirà Gianni Di Giandomenico, che è stato colui il quale ha avuto l'intuizione, il primo motore immobile nel riscoprire questo elemento. Ciò che è stato ha la legittimazione per riesserci meglio ancora, e meglio ancora a partire anche da questo destino comune che poi l'Europa ha evocato a sé. Concludo con due battute normative. L'Euroregione ha due strumenti formidabili per camminare e prendere velocità. Nel 2001, Presidente Spacca e Presidente Iorio, la riforma del titolo quinto, l'articolo 117, al comma 3 e al comma 8, pongono, danno luogo, danno vita a strumenti che consentono l'alleanza di regioni, per risolvere emergenze comuni, per fare politiche comuni, creando anche organi comuni. Io penso alla partita ferroviaria, per esempio. Moretti ce l'ha detto in dialetto: io non sono interessato all'offerta ferroviaria a Molise, Abruzzo e Marche. C'è il dossier della liberalizzazione ferroviaria da una parte, dall'altra parte c'è la norma del nuovo 117. Se avete problemi comuni, organizzatevi. Sulle materie riguardanti la legislazione concorrente, quella nella quale lo Stato fissa i principi e la Regione fa il contenuto, la materia ferroviaria e trasportistica è presente. Procediamo, procediamo. Utilizziamo a dismisura la risorsa normativa e usiamo anche una potenziale esplosione, interessante domanda di servizio trasportistico su ferro, che secondo me fa la qualità dei luoghi. C'è una bellissima ricerca di un bravo studioso della qualità della vita delle città, Richard Florida, il quale pone il tema degli indicatori della qualità della vita delle città. Tra gli indicatori c'è la tolleranza, c'è la disponibilità verso la creatività riferita alle persone, ma riferito ai suoli, l'elemento che fa la modernità di un territorio è la velocità, e della velocità la modalità di mobilità che la garantisce meglio, con sicurezza, è il ferro che esprime la civiltà di un territorio. E noi sul ferro
rischiamo di essere gli ultimi della classe in questa parte centrale dello stivale, che è uno snodo tra due Europe, la vecchia Europa tirrenica e la nuova Europa adriatica. E noi su questo non possiamo essere né terzi, né lenti, né passivi, sapendo che dobbiamo farci un prodotto in house, organizzandoci occasioni di dibattimento. Bella la strada fatta dall'Euroregione Adriatica. Partiti da Termoli sostanzialmente, è un appuntamento saliente a Termoli e poi si è in cammino. L'altro dato normativo importante è il regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo del 2006, quello che consente, credo che si pronunci correttamente, GECT, i gruppi europei di cooperazione territoriale, la possibilità cioè che espressioni istituzionali territoriali di un paese possano collaborare tra loro e con le espressioni anche di altri paesi, scavalcando la dimensione nazionale. Insomma, gli strumenti ci sono tutti. Noi rischiamo il paradosso che la cultura politica di riferimento non sia tale da usare tutti gli strumenti normativi di cui disponiamo, perché c'è difettoso il dibattito politico. Questa iniziativa, la scuola di regione, vogliono dare innocentemente, generosamente, qualitativamente un contributo lungo questa direttrice. Antonio Chieffo, assessore alle infrastrutture del Molise. L'intervento di Luciano ha in qualche modo anticipato quello che è uno dei temi forti di questo discorso e di questo progetto, anzi precisamente della Marca Adriatica, il problema delle infrastrutture. Prima si è parlato di corridoi, i corridoi tradotti sono porti e ferrovie e autostrade migliorate, allargate, questo è sostanzialmente la traduzione in cose concrete, questa cosa qui. Ecco, da questo punto di vista, questo progetto cosa può dare in più e che cosa ci può dare in un tempo relativamente breve? È stato detto, buonasera a tutti, con grande chiarezza da Luciano e prima lo hanno detto i presidenti, che la consapevolezza e lo scopo è quello di dare sostanza a un progetto del quale questi territori hanno necessità. Io ho avuto modo nel corso degli anni, per delega all'inizio del presidente Iorio, di seguire questi i temi dell'Euroregione proprio quando si è iniziato a parlare. Oggi che la presidenza è molisana attraverso il presidente Iorio, credo si possa e si debba, con l'aiuto degli altri, dare concretezza e slancio a questa idea, proprio nell'ottica della domanda che faceva lei. Io ricordo, da presidente della provincia, venni all'Aquila tanti anni fa, si parlava di transcolminare, si parlava dell'esigenza, partendo dalle Marche, Abruzzo e Molise, fino ad arrivare al Tavoliere, la possibilità di dare ai territori interni di queste regioni la possibilità di una viabilità decente. Bene, sono passati anni, non c'è mai stata la consapevolezza di rendere progettualmente valido e poi finanziare una viabilità di questo tipo, che ha la necessità di dare dignità anche ai territori interni, quindi viabilità in assoluto. Ferrovie, lo ha detto Luciano in termini chiari, pensate che c'è uno snodo del raddoppio della linea adriatica da Termoli fino all'Esina e si continua con grande difficoltà a cincischiare, ad avere anche difficoltà di finanziamento per questo. Come possiamo competere se queste realizzazioni alle quali si faceva cenno non avranno concretezza nel breve tempo? Questa è la consapevolezza di alcuni amministratori, questa è la lungimiranza di chi vede questa necessità appunto di realizzare infrastrutture che possano far essere i territori al passo coi tempi. Lo dicevano i due presidenti in maniera egregia, non mi ripeto. Ma vorrei sottolineare un altro aspetto dell'intuizione dell'Euroregione Adriatica, che è quella della consapevolezza di presentarsi con un territorio che è appunto l'Adriatico, con le sue coste, ma con la possibilità di contribuire anche a valorizzare ulteriormente quella che è l'altra sponda. Sappiamo benissimo
le bellezze che ci sono lì. Sappiamo anche con certezza che nei prossimi anni saranno 150 milioni e più i cinesi che avranno la possibilità e la capacità insieme ad altri territori dell'est di venire a fare turismo qui. E allora quale occasione è quella di presentare, di utilizzare, di sfruttare in senso buono le nostre bellezze e predisporci e prepararci? Questa è la lungimiranza, questa è la volontà di chi ha pensato, ideato e sta lavorando perché si attui nel 2014 quello che diceva il Presidente Spacca, cioè presentare quest'area che deve contribuire sul piano politico anche a un aspetto importantissimo, che è quello di una stabilizzazione politica dei territori balcani, che sappiamo tutti, abbiamo vissuto anche le debolezze, le difficoltà, per carità, anche le guerre e le tragedie che ci sono state. Quindi una lungimiranza di questa natura può portare non solo alla necessità di ripensare e di valorizzare i nostri territori. E vorrei riprendere un tema velocemente, finisco l'intervento, è quello che diceva Luciano rispetto al modo di fare politica. Troppo spesso io credo che non ci sia esperienza di chi non ha fatto proprio esperienza nei vari livelli istituzionali, da sindaco, anche da presidente della provincia, da amministratore regionale. Credo che dal governo si decida senza conoscere quali sono le difficoltà dei territori, che cosa significa dare dignità a cittadini che abitano in piccole comunità, in piccoli paesi. E allora le nostre realtà credo che abbiano bisogno di baluardi di democrazia ancora maggiori, certamente tenendo conto della condizione economica, assolutamente, ma quando parliamo di valorizzazione di democrazia non pensiamo agli emolumenti, ai soldi da poter spendere, ma a fare in modo che i cittadini siano rappresentati. Evocavi e parlavi di Derrida ci ha insegnato agire locale e pensare globale, questo deve essere l'obiettivo, questa deve essere la capacità. Credo che la marca adriatica, l'euroregione adriatica, la consapevolezza degli amministratori di queste aree di agire insieme, progettare il futuro insieme di questi territori, non è solo un'intuizione, ma è la strada obbligata per il futuro. A questo sono chiamate le generazioni future a misurarsi, gli amministratori di oggi a costruire il domani. Grazie. Ecco, io inviterei un attimo il professor Di Giandomenico, Gianni Di Giandomenico, rettore della Università Telematica Pegaso. Con lui affronteremo l'aspetto anche in qualche modo storico che c'è dietro il concetto, sì, prendiamo un'altra, c'è dietro il concetto della marca adriatica e del rimettere o mettere insieme in maniera sinergica queste tre regioni. Buonasera professore. Grazie, grazie a tutti, grazie soprattutto all'amico Luciano D'Alfonso che è l'anima e il motore, lui, non in moto ma mobilissimo, anzi si muove pure, forse qualcuno dice troppo di questo invito. In realtà sì, devo dire che ho avuto l'avventura di concepire questa idea in termini moderni, a mio parere, riprendendo forse anche un'esperienza storica, perché, lo ricordavo altre volte, voi pensate, nel 1060, quando arrivarono i normanni in queste zone, con Roberto e Guiscardo, fondò la contea normanna di Loritello, che è un paesino adesso del Molise che si chiama Rotello, che prendeva la fascia costiera Abruzzo e Molise. Dopo 200 anni il bisnipote, che era Federico II di Svevia, nato nelle Marche a Jesi, disse: ma perché lasciamo fuori le Marche? Prendiamo pure le Marche, e allungò la contea di Loritello pure con le Marche, battezzandola Marca Adriatica. Questa idea è stata poi ripresa negli anni 70, appena dopo la Costituzione delle Regioni, da uno studio famoso della Fondazione Agnelli, che dice, ma fare 20 regioni italiane così, alcune sono formidabili, la Lombardia è uno Stato, c'ha 11 milioni di abitanti, il Molise c'è una 300.000, la Valle d'Aosta 120.000,
accorpiamole, lui le riduceva a 12, questo studio con Marcello Pacini, e riproponeva questa idea della, anche lì si chiamava macro regione, e cioè Marche, Abruzzo, Molise, per le cose dette, perché intanto il minimo di abitanti lui lo poneva in 3 milioni e ci siamo quasi, credo che sommando anche oggi si arriva a 2 milioni e 9, ma siamo lì. Ma poi per la omogeneità sociale, economica e culturale e per la posizione geografica. È chiaro che la Puglia ha 4 milioni di abitanti per conto suo, l'Emilia Romagna ce n'ha altri 3, insomma non hanno di questi bisogni, invece questo accorpamento avrebbe tutto questo significato. Tanto più oggi è stato evocato spending review, ma al di là anche dei benefici economici, è il problema messo in rilievo dagli interventi precedenti della funzionalità. Alcuni esempi sono stati fatti, ma immaginate pure la integrazione dei sistemi, per esempio delle università, oppure della sanità e così via. Perché non si è realizzato questo progetto, a mio parere, è difficilissimo che si realizzerà? Perché presupponeva l'idea di, nel caso nostro di specie, di sopprimere Marche, sopprimere l'Abruzzo, sopprimere le Molise e fare un'unica regione, il che diventa impossibile, anche perché secondo una legge fisica politica naturale, in politica tutto si crea e nulla si distrugge, almeno fino al governo Monti. Allora l'idea qual è stata? Ma che, fermo rimanendo che restano le tre regioni con le proprie individualità, perché rappresentano secoli di storia, di identità, di tradizioni e tutto il resto, perché non formare una specie di federazione fra le tre regioni in maniera da affrontare insieme, quasi come un consorzio in sostanza, la soluzione di questi problemi comuni? Questo prima non era possibile con la Costituzione del 1948, che vietava, proprio per paura dell'attentato all'unità nazionale, gli accordi tra regioni. Nel 2001 invece c'è stata la riforma che Luciano ricordava, per cui non solo non è più vietato, ma vengono favoriti questi accordi. Anche, è stato ricordato, con la creazione di organi comuni. Allora qui che facciamo? Un super presidente, una super giunta, una super assemblea? La mia proposta è stata di non creare e non proliferare altri organismi, ma di ricorrere a soluzioni che già sono state sperimentate altrove. L'assemblea interregionale potrebbe essere data dall'accorpamento alla riunione a sezioni unite, direbbero in Cassazione, delle tre assemblee regionali, come già oggi fanno per il Trentino Alto Adige. L'assemblea regionale è insieme la riunione delle due assemblee provinciali di Bolzano e di Trento. E gli organi di governo lo stesso, e cioè magari facendo a turno ogni 6 mesi, ogni anno, ogni 3 anni, gli assessori allo sviluppo economico si mettono insieme e c'è quello che coordina, facendo a turno insomma anche su questo. E addirittura pure il capoluogo potrebbe essere un capoluogo mobile, anche a turno in questo modo, in maniera che insomma, si lasciano tutte, non si creano problemi di campanile che poi diventano quelli irrisolvibili in questa cosa. Ma è una proposta, questa è la proposta. Ora, io ho avuto questa idea e mi è venuta sul piano, diciamo, della, chiamiamola, speculazione teorica. L'autore politico dell'idea invece è Luciano D'Alfonso, che l'ha lanciata e la sta continuando a portare avanti e credo coinvolgendo sempre più altre persone e altre forze. Allora, e chiudo, io mi permetto di fare una piccola proposta, di costituire un comitato subito, promotore di un progetto concreto che valuti gli aspetti
anche giuridici, ma soprattutto sociali ed economici, per arrivare ad una proposta globale di questo tipo. E anche qui, se mi posso permettere, io darei la disponibilità della mia università napoletana, ma siamo comunque in zona, con le sue possibilità, coinvolgendo naturalmente in accordo e utilizzando anche le università locali, quelle antichissime delle Marche, quelle dell'Abruzzo, io ci ho insegnato 25 anni qui a Pescara alla facoltà di economia, vedo che c'è anche il preside della facoltà di scienze manageriali, il professor Paolone, questa sera, che saluto. E quindi questa disponibilità, impegnando anche le migliori forze, le migliori intelligenze intellettuali sul piano scientifico, sia giuridico che economico, io ne ho già parlato una volta con lo stesso Giuliano Amato, che sarebbe disponibile anche a darci un suo contributo importante, in maniera da portare poi sul pratico un progetto di questo genere, che poi ovviamente dovrà essere esaminato e valutato dalle assemblee regionali, perché l'articolo 117 della Costituzione dice che sono le leggi regionali, non c'è bisogno neppure di una legge statale, bastano le leggi regionali che approvano e danno il via al progetto. Grazie. Allora, il professore ha toccato un tema non di poco conto da questo punto di vista, tra gli altri, quello come dire dell'assetto. Ecco, noi abbiamo indicato nella prima tornata quelle che sono le aspettative, i disegni, le prospettive che la Marca Adriatica ci consente di raggiungere, di cogliere e così via. Ma dal punto di vista organizzativo, come secondo voi si può, qui abbiamo presidenti di regioni, come è possibile poi arrivare a una governance, arrivare a un sistema di governo che faccia salve le richieste e le aspettative dei campanili e metta insieme concretamente queste tre regioni? Avete un'idea, presidente Spagna? Ma visto che la discussione si è mossa su un profilo di grande libertà, addirittura di scandalo, credo che possiamo mettere in libertà anche le nostre considerazioni, nel senso che noi ci troviamo a vivere un momento che registra dei cambiamenti molto veloci. Il problema delle istituzioni, o meglio degli uomini delle istituzioni, è interpretare e gestire questi cambiamenti velocissimi, che mettono anche in discussione le più profonde categorie di pensiero e anche la capacità di organizzare intellettualmente le proprie azioni. Io credo che dobbiamo partire da un principio di realtà. In questo momento il progetto di Marca Adriatica lo possiamo interpretare in due modi. Uno, in una dimensione di carattere più statico, che nasce dalla spending review, dalla necessità di organizzare delle dimensioni minime efficienti dei servizi in una maniera migliore, che crei un costo minore per i cittadini, e questo ci porta a pensare, come ha fatto l'attuale governo, alla eliminazione di alcuni profili istituzionali come le province, ad agire sul profilo istituzionale, sul modello organizzativo per cercare una soluzione. Io non credo che questa strada ci porti lontano. Abbiamo una fortuna straordinaria, come Mar Adriatico, come Marca Adriatica, che un progetto che non deve essere pensato, ma che si sta realizzando, ci riguarda. Io insisto, nel profilo formale di questo progetto della macro regione, della strategia macro regionale dell'Europa per l'Adriatico, questa non è un'idea. Il Consiglio d'Europa il 22 giugno del 2011 ha deciso che questa strategia macro regionale si deve fare. Il Comitato delle Regioni ha votato un documento all'unanimità, votato dai 271 aree regionali d'Europa, poi non si chiamano regioni, si chiamano contee, si chiamano in altro modo,
collettività, comunità, come volete, di fatto all'unanimità 271 regioni d'Europa hanno detto la strategia macro regionale adriatico-ionico si deve fare per tutte quelle motivazioni che abbiamo detto all'inizio. Allora noi ci siamo dentro un processo che è reale, che non deve essere inventato. Ripeto, il ministro degli affari esteri Terzi 3 giorni fa ha ribadito al commissario Hahn, che aveva qualche dubbio rispetto a questa strategia, che quando l'Italia prenderà la presidenza dell'Unione Europea nel 2014 qualificherà la sua presidenza con l'istituzione della strategia della macro regione adriatica, e dopo l'Italia la presidenza toccherà la Grecia. Quindi è chiaro che la Grecia ha tanto interesse quanto noi a creare questa regione, perché il fianco più debole in questo momento è quello costituito sull'Adriatico proprio dall'Italia e dalla Grecia, e quindi tutti e due insieme alle aree dell'ex Jugoslavia vogliamo la realizzazione di questo progetto. Allora siamo dentro questa direttiva, questo deve essere il nostro orizzonte di riflessione, questo deve essere il quadro all'interno del quale orientiamo i nostri comportamenti come istituzioni, come università, come camere di commercio, come associazioni di categoria. La strategia macro regionale dell'Adriatico è in movimento, si sta già realizzando nei giorni che viviamo, e noi non è che dobbiamo aspettare il pronunciamento della presidenza italiana dell'Unione Europea per avere l'autorizzazione. Già adesso la Commissione Europea autorizza un piano di azione per realizzare questo processo, per realizzare questo progetto. E che cosa significa il piano d'azione? Che non dobbiamo agire sui profili istituzionali che in questo momento definiscono la nostra organizzazione, cioè le province, le regioni, i comuni. Dobbiamo fare un'altra cosa. L'Europa chiede alla comunità dell'Adriatico, a geometria variabile, e in questo caso l'interesse di Marche, Umbria e Molise è straordinario, non chiede che si fondano, che si faccia una regione, che si faccia un consiglio regionale, che si faccia una camera di commercio, che si faccia un'università o che si faccia un network dell'università di queste regioni. Chiede che sugli elementi critici che riguardano la vita della comunità, che prima Luciano ha riportato in primo piano, che sulla vita della comunità, sulla vita vissuta, quella che poi determina la crescita dei cittadini, lo sviluppo, la competitività, su quelle funzioni si definiscano dei progetti strategici che riguardano il ferro. Allora se scadono le convenzioni con Ferrovie dello Stato, come diceva prima, o RFI, per il Molise, per l'Abruzzo e le Marche nel 2014, perché non pensare non a fondere i consigli regionali, ma lavorare insieme per un progetto che mette insieme questo sistema, magari anche con risorse private, per costruire un servizio ai cittadini. Questo ci chiede l'Europa, questa è la macro regione, questa è la strategia macro regionale, come hanno fatto nel Baltico. Ci chiede di organizzare i nostri porti in sistema, ci chiede di fare una politica di sicurezza dell'Adriatico insieme, lavorando insieme sui progetti. Perché se ci mettiamo a discutere sugli equilibri istituzionali non ne veniamo più fuori, come non stiamo venendo fuori dal dibattito sulle province, emendamento contro emendamento, lo deve fare il CAL, lo deve fare la regione, limiti contro limiti, ognuno difende la propria posizione, giustamente, ognuno vuole sopravvivere, e allora non è questa la strada. La strada è quella di mettere insieme i progetti critici per la vita della nostra comunità, la formazione, le imprese. Le imprese, l'Europa ci chiede di fare più internazionalizzazione, di portare più imprese sul mercato mondiale, laddove esistono spazi commerciali da conquistare, e questa cosa si fa insieme, ma non c'è bisogno di mettere in un fattor comune i profili istituzionali, basta organizzare dei progetti che riguardano imprese delle Marche, dell'Umbria e del Molise, che sono uniformi per filiera, per profilo, e realizzarlo. Ecco la strada, che il piano di fattibilità che dobbiamo costruire in attesa del 2014 ci indica. Noi, Presidente Iorio, abbiamo già gli strumenti, Interreg, le risorse dei piani
che riguardano le regioni transfrontaliere, già questi strumenti, oppure la coda del vecchio programma del sessennio 2006-2013, possiamo utilizzare già questi strumenti finanziari che non abbiamo utilizzato come avremmo dovuto, anche per colpa nostra, per colpa delle regioni italiane, utilizzarli già nel piano di azione per mettere insieme, lo ripeto, i progetti che ci interessano, che interessano i cittadini, che si trasformano in servizi per i nostri cittadini e che non riguardano l'autoreferenzialità delle istituzioni che stanno lì a misurarlo ogni volta per vedere chi è più forte o chi è più debole. Dobbiamo lavorare in questa prospettiva. Questo ce lo richiede la velocità del cambiamento. Non si può pensare al modello organizzativo, si deve pensare alla soluzione dei problemi, e la soluzione dei problemi richiede un'architettura leggera, flessibile, veloce, che fa riferimento all'intelligenza delle comunità, non alla rigidità delle istituzioni, alla flessibilità e all'intelligenza delle comunità che sanno organizzarsi insieme in maniera integrata, per cui le istituzioni devono scendere, integrarsi con le università, con le camere di commercio, con le associazioni di categoria, e pensare progetti insieme, non più in una dimensione regionale ma interregionale come quella che riguarda la Marca Adriatica. Questo è il nostro futuro, ma non è un futuro che ci dobbiamo inventare, è un futuro che è già presente, dentro cui siamo, perché questo progetto, lo ripeto, della strategia della macro regione Adriatica non è in discussione, è in realizzazione, e può fallire soltanto se noi non ci crediamo e non ci mettiamo nel verso giusto. Non costruiamo i progetti che l'Europa si attende da noi per rinforzare il suo fianco adriatico, che oggi considera una minaccia per la realizzazione della coesione dell'Europa, perché dentro c'è la Grecia, c'è l'Italia e c'è tutto quello che deriva dalla crisi dell'ex Jugoslavia. Abbiamo una grande responsabilità, una grande responsabilità che dobbiamo giocarci con i fatti, con la concretezza e con l'utilizzo della nostra migliore intelligenza. Questa è una sfida che questa sera ci rinnoviamo reciprocamente e che dobbiamo assolutamente vincere, perché ne va del futuro non solo delle nostre tre regioni, ma ne va del futuro dell'intero Paese. E noi abbiamo anche questa responsabilità in questo momento di utilizzare questa opportunità che l'Italia, il governo italiano, e l'Europa ci offrono nel migliore dei modi per rilanciare la crescita non solo delle nostre regioni ma dell'intero Paese. Presidente Iorio, quindi non è un problema di nomenclature, non è un problema di strutture, è un problema anche di cultura, ma soprattutto anche di tempo, cioè nel senso che questa costruzione della macro regione è una cosa che si deve fare presto, perché i mercati non aspettano, le imprese non possono attendere all'infinito. Ecco, lei da questo punto di vista oggi si può sentire più ottimista? Sicuramente sì, io insomma, ripeto quello che è stato detto più volte, siamo all'interno di un processo straordinario, questo della macro regione Adriatico-Ionica, che per la verità sul piano dell'integrazione ancora credo non veda proprio tutti i soggetti insieme, nel senso che dobbiamo aumentare la capacità di dialogo tra le singole istituzioni come elementi sociali che possano costruire dal basso l'idea progettuale partendo appunto dalle esigenze dei cittadini, e lavorare perché gli strumenti li abbiamo, gli strumenti sono la macro regione, lo strumento è il GECT, che è un organismo più autonomo dal punto di vista anche della gestione, che può interloquire e essere primo attore sulla realizzazione dei grandi progetti, e quindi alcuni strumenti di aggregazione ci sono. È indubbio che abbiamo bisogno però di accelerare molto questo percorso, perché i tempi stringono, e per esempio già la definizione delle priorità del piano di azione che verrà definito dalla Commissione europea, possiamo dire quanto prima, e ci deve vedere partecipi delle scelte, delle priorità. Saranno sei le priorità
da stabilire in questo grande processo di macro regione, quindi di macro programmazione degli interventi, ma la definizione delle scelte, delle priorità e dei progetti è un processo assai difficile da realizzare in tempi anche brevi. Per cui io direi che la possibilità di fronte a noi c'è. All'interno di questo grande processo realizzato già, c'è un'esperienza che può essere sicuramente utile ai nostri territori per le omogeneità storiche, politiche, perché i territori assomigliano, perché hanno le stesse problematiche, c'è chi le ha risolte molto meglio, chi le ha risolte meno bene, chi è in grande difficoltà, insomma, secondo della posizione diciamo geografica meridionale, insomma, andiamo un po', c'è una sorta di decalage nel nostro paese, no? Che speriamo di riempire nel più breve tempo possibile. E quindi io credo che se condividiamo, come io condivido, che in questo processo di macro regione la marca adriatica possa stimolare una idea di realizzazione di progettualità comune nel reciproco interesse, abbandonando sicuramente le scelte di campanile, ma dobbiamo parlare di infrastrutture, di cose reali, dobbiamo parlare di aeroporti, dobbiamo parlare di ferrovie, dobbiamo parlare di porti, dobbiamo parlare di comunicazione nell'Adriatico, per esempio. Ecco, se uno immagina che cosa è la comunicazione e la navigazione nei grandi bacini idrici degli Stati Uniti d'America, si rende conto che noi siamo all'epoca diciamo della pietra in termini di comunicazione. La comunicazione nel mare, per esempio, è una scelta che ci favorisce la costa adriatica dell'Italia, e quella su strada un po' meno, diciamo, perché lo dicevo prima, ci sono i tedeschi che arrivano per altre strade negli stessi posti dove noi vorremmo arrivare con maggiore facilità. Il mare però, la via del mare è insostituibile, o siamo noi o credo sia difficile scavalcarci. Eppure nel mare c'è un grande discorso anche attuale di difficoltà per la realizzazione delle famose autostrade del mare, se ne parlava già tantissimi anni fa. Allora, io penso che anche le idee che sono state rappresentate dal professor Di Giandomenico sulla questione istituzionale, che anche secondo me presenta degli aspetti, diciamo, di difficoltà che potrebbe in questo momento distrarci e non farci raggiungere alcuni obiettivi, anche se in futuro si possono immaginare forme diverse di organizzazione dello Stato, e io sono convinto che nel nostro Stato c'è da riaprire il discorso delle istituzioni, non con la spending review, ma partendo dalle esigenze della rappresentanza democratica dei nostri territori. Poi alla fine si può pure stabilire che le province non servono, si può pure stabilire che le regioni debbano magari non solo volontariamente ma forzatamente ragionare insieme, però sulla base di un ragionamento, non sulla base di un costo moltiplicato, rappresentato, per cui si taglia, si cancella. Allora, tutte queste questioni credo che ci possano far dire questa sera, da parte mia, lo dico, lo affermo, perché ne sono convinto, oltretutto abbiamo lavorato insieme per la costruzione di questa macro regione. Le regioni italiane, anche tra le regioni italiane, c'è chi ci ha creduto di più, chi ci ha creduto di meno, oggi ci credono tutti. E penso che questo processo debba essere la via maestra per inserire, tanto per dirla semplicemente, le specifiche peculiarità di quest'area della marca adriatica, che sicuramente lavorando insieme può raggiungere dei risultati straordinari. Grazie, grazie. Allora, mentre io ho visto prima passare, lo salutiamo, Claudio Ruffini, che lo ricordiamo tutti con grande affetto, salutiamo anche il grande Nduccio, che anche lui ho visto passare poco fa, poi magari lo chiamiamo un attimo. Eccolo qua, dopo lo chiamiamo, per così verrà. Sì, d'accordo. Volevo tornare un secondo con D'Alfonso.
La costruzione di una macroregione è l'attualità. Noi oggi abbiamo letto sulla stampa che un grande gruppo industriale che opera in Abruzzo da molti anni, la Micron, un gruppo multinazionale, ha deciso di vendere. 6 anni fa aveva presentato un progetto per raddoppiare la sua, il suo stabilimento. Sono passati molti anni, non si è riusciti tra le varie burocrazie, accordo con la regione, poi con lo Stato e così, si è passato tanto tempo, gli americani se ne vanno. Da 6 anni si parla dell'automotive, del campus automotive, nel frattempo è cambiato il mondo da questo punto di vista, il mercato è cambiato radicalmente e persino un pezzo importante come quello della Honda va in crisi e per effetto di mancanza di infrastrutture reali come poteva essere questo campus rischia e ha annunciato licenziamenti. Ora, aumentando, oggi c'è una difficoltà burocratica nella nostra regione ma in tutto il nostro paese nel realizzare, il passare dal momento del progetto al momento della realizzazione. Ecco, aumentando il livello, come dire, della dimensione, la macro regione investe 3 milioni di abitanti, investe 3 regioni, comporterà, darà una garanzia, potrà dare una garanzia di snellimento dei tempi, cioè sarà capace di fornire anche risposte in termini di un progetto, un tempo per la realizzazione, perché oggi il mondo va veloce e un progetto che era buono 2 anni fa, se non viene realizzato, fra un anno è una cosa superata. Mi interessa molto questa domanda perché sono affezionato alla risposta che mi sta a cuore. Naturalmente non è concordata la domanda, però diciamo costituisce una dorsale della questione tagliente che secondo me si desume da ogni buon articolo specializzato di stampa che si occupi delle questioni della vita reale. Quanto vale la categoria tempo oggi in economia? Il presidente Spacca, del quale condivido tutto quello che ha fatto in questi suoi anni di impegno di governo nella regione Marche, scherzando io dico sempre che ci sono delle regioni baciate dal Signore dove al di là della qualità della decisione le cose vanno bene, e questa è la regione Emilia-Romagna e la regione Toscana. Poi sono delle regioni dove il Signore ci ha messo qualcosa, ma la definizione viene dalla qualità della decisione degli uomini e delle donne che fanno governo, ed è il caso della regione Marche o della regione Umbria. Mi devo distinguere adesso rispetto a quello che ha detto il presidente Spacca su una questione, e poi arrivo alla domanda del buon Pasquale Galante. Mi aiuta anche per affrontare il tema della velocità, quanto vale il tempo. Vedete, io credo che a un certo punto l'Europa, che è stata pensata per corrispondere in principio ad un'emergenza, ed era l'emergenza approvvigionamento energetico, ve lo ricordate voi, fu la cieca la prima intuizione, ed era un'emergenza internazionale. Il primo motore immobile fu la paura dello stabilimento della pace, fu la paura del superamento del clima di guerra che fece pensare a quell'assetto di collaborazione tra nazioni, tra popoli e poi tra istituzioni. Io credo che l'originaria intuizione che una istituzione debba produrre convenienza deve rimanere l'elemento che informa di sé ogni ulteriore produzione. La critica che io faccio all'attuale assetto dell'Europa è che non produce sempre convenienza. Gianfranco Miglio, del quale non si possono condividere le idee politiche, ma la lettura istituzionale è indiscutibile da storico delle istituzioni, ci ha lasciato insegnato come testimonianza che le istituzioni valgono se producono convenienza. Non la convenienza privata che genera l'azione della magistratura, ma la convenienza della persona e delle collettività. La cittadinanza europea va riempita. Il fatto che io mi sposto liberamente da Lisbona a Berlino è sì una comodità, è sì una libertà,
ma non mi pare che costituisca una cittadinanza attiva a favore del giovane che disoccupato era a Barcellona e disoccupato rimane a Berlino. Noi allora dobbiamo pensare ad un esserci in questa Europa, diciamo, collana istituzionale, con dei prodotti economici, culturali, sociali, che si capiscono e producono diritti. La regione dell'Europa ci convince, come l'ha disegnata l'Europa, il dibattito politico europeo e anche i pionieri del cammino delle nostre regioni. Ma io pongo sfiancatamente una domanda, questione e risposta. Ma se poi il giovane europeo non trova l'offerta ferroviaria nello spostarsi da Termoli ad Ancona per riuscire a formarsi universitariamente, che idea si fa lui dell'Europa? Solo del patto di stabilità e della spending review. Allora noi dobbiamo zoomare i nostri programmi decisionali economici in maniera che alla fine del ciclo di una legislatura democratica uno abbia un di più di funzionalità e di comodità. Quando spacca Iorio e domani il futuro presidente dell'Abruzzo, che io mi auguro abbia tenacia, voglia di fare, lucidità di pensiero, e ce ne sono tanti che hanno queste caratteristiche, dentro la sagoma dei partiti, fuori la sagoma dei partiti, quando devono battagliare sul potenziamento delle infrastrutture, devono avere un pensiero progettuale che l'area omogenea dal Molise alle Marche richiede, quest'area omogenea, una dotazione infrastrutturale coerente. Se mi potessi permettere un aggettivo che è riferita ad una persona del passato del Teramano, direi non con l'aggettivo di risulta di quel cognome del Teramano, cioè quando io vado a fare proposta di dotazione infrastrutturale al Ministero delle Infrastrutture con il più o meno chiacchierone passera, io devo avere in mente una sagoma di ambito funzionante ottimale che risponde a qualcosa che poi mi ridà un di più. Non posso fare richieste egoistiche. Quando penso alla portualità, devo pensare ad una portualità che si combini con i punti di riferimento portuale anche delle regioni prossime, in maniera tale che io sono capace di competitività. Insomma, noi siamo convocati a scattare una fotografia di regioni prossime, di regioni che hanno un destino comune, di regioni che combinandosi fanno meglio, dicono le imprese per le quali ha lavorato nel privato Gianmario Spacca, fanno massa critica. Ma noi ce ne vogliamo occupare dalle Marche al Molise dei nostri porti? Io faccio parte forse di una maggioranza di persone che non ritiene che è importante che la sede del Parco della Maiella si faccia a Guardia Grele o la sede del porto di Pescara si faccia a Pescara o si faccia a Ortona o si faccia ad Angola.